A distanza di un mese dall'attentato incendiario che distrusse il bar Belvedere situato a Gela in viale Mediterraneo di fronte al municipio, i carabinieri hanno arrestato il presunto autore materiale di quel gesto intimidatorio. Si tratta di Vittorio Graziano Comes, 24 anni di Gela, con precedenti per furti e rapine. Il giovane è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP Lirio Conti su richiesta del procuratore Fernando Asaro e dei sostituti Federica Scuderi e Ubaldo Leo, che coordinano le indagini. È accusato di danneggiamento aggravato tramite incendio. Ad incastrarlo sono state le immagini dei circuiti pubblici e privati di videosorveglianza che mostrano l'automobile di Comes, una Fiat Punto con l'immagine catarifrangente della Madonna sul parabrezza, passare 5 volte davanti al bar. Scende dall'auto, taglia il lucchetto con una cesoia, versa benzina nel locale, appicca il fuoco travisato con un passamontagna e con addosso un sacco nero della spazzatura a mo' di saio e guanti bianchi alle mani. Successivamente i militari al comando del colonnello Antonio De Rosa, nel corso di una perquisizione nell'abitazione del 24enne in via Gelone, hanno rinvenuto alcuni attrezzi e indumenti utilizzati durante l'attentato. Comes ha negato ogni addebito. Quella stessa notte a Gela, era il 19 ottobre, oltre al bar Belvedere, venne bruciato anche uno stabilimento balneare, il Be Cool Beach, e l'indomani toccò al bar Lori.